Il tempo è salute. Quali sono le condizioni patologiche, i disturbi per cui i nostri concittadini si devono recare al pronto soccorso nel più breve tempo possibile, o spontaneamente o giustamente indirizzati dai medici di famiglia? Certamente il dolore al petto, un dolore al petto che dura più di 20 minuti, può implicare la presenza di un infarto del miocardio, una necrosi, una morte delle cellule per mancanza dell'ossigeno. In questo caso una terapia precoce con angioplastica può ricostituire il normale afflusso di sangue e salvare il cuore. Oppure la fatica di respiro. La fatica di respiro, oltre all'ischemia del cuore, può essere causata da dei trombi che vanno a occludere le arterie polmonari, e anche qui sciogliere precocemente questi trombi può aiutare i nostri pazienti. Ed infine il batticuore, non tutti i tipi di batticuore, ma quelli associati a una forte accelerazione del battito e casomai anche a una perdita di coscienza, meritano di essere visitati dai nostri colleghi del pronto soccorso, perché interrotti precocemente possiamo evitare che combinino dei guai ai nostri pazienti.